Salve gente, sono Mandecube e vi do il benvenuto a una nuova serie, Nightmare Realm di Vex. Per chi non lo sapesse, Vex è l'account Minecraft di Satana, lo odio profondamente, probabilmente mi disintegrerà. Normalmente fa city and maps, ovvero mappe in cui bisogna trovare un monumento, in cui mettere 16 blocchi di lana colorata che troveremo in apposite ceste e non potremo craftare. Qualunque altra lana potremo usarla per fare letti e quadri, ma non per il monumento. E 3 blocchi, uno di ferro, uno d'oro e uno di diamante. Quelli possiamo craftarli. Mai giocare in peaceful, i mostri devono squartarti. Sopravvivi come vuoi, tanto creperai, non lasciare i confini della mappa e se muori senza avere un letto è la fine. Ho già giocato una volta questa mappa, ma non sono mai arrivato da nessuna parte. Ho visto due zone e poi ho rinunciato perché ero impazzito. Qui mi dice che in pratica è crudele da far schifo e che... Ecco qui, immediatamente. È profondamente malvagio e tenterà di distruggermi in qualunque modo gli venga in mente. Sin dall'inizio, non ci andrà piano come in alcune altre mappe. Spacchiamo adesso tutto quanto. E tenterò di evitare perché mi risulta che in alcuni punti ci sia TNT in questo posto. Ero riuscito almeno a uscire da questa casa la prima volta che ho giocato. Ce la farò di nuovo o esploderò senza la minima decenza? Scopritelo con me. Dai, 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 non ci è. Non esserci reston TNT banane. Sento molto fuoco. Dai, dai, legno. Devo procurarmene più che posso perché questa casa durerà ben poco. Ignoro esattamente il tempo. Sbrighiamoci. Ah, giusto, il cartello. Divertiti a cannibalizzare tutta la zona. Cosa che dobbiamo fare, dato che è l'unico legno nel raggio di 20.000 km, per quel che mi risulta. Ancora un po'. 15, 16. Ok, mi sbrigo a uscire dato che questo affare prima o poi esploderà. E qui ci dovrebbe essere un letto. Ok, qui ci dovrebbe essere invece TNT se non sbaglio. È molto buono Vex, fidatevi sempre di lui e della sua bontà. E probabilmente non arriverete a 40 secondi di vita. Ok. No, per il momento lasciamo così. Allontaniamoci immediatamente da questo posto. Allora, crafting table. Mi faccio solo lì a tre. Ah, ne ho fatte due, cavolo. Beh, cominciamo bene. Comincio subito sprecando del legno, cosa che fa sempre piacere. Mi pare che torce ce ne siano, quindi non devo farmi problemi. Piccone, le torce che ho ciulato da lì. E una mitica spada di legno. Ok. Via, 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 via. Perfetto, mi fotto tutte le torce che trovo. E usciamo. Dove ad accoglierci ci sono immediatamente un cumulo di ghast. Ok, allora, vediamo un po'. Prima di tutto andiamo da sta cassa. Oh dai. Riuscirò a vincere il ping pong col ghast? Oh dai, ce la faccio. No, niente da fare. Ah, dai, 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 dai. Ok, ah, accendini qui. Vabbè, amen, io li prendo tutti. Poi si vede. Anche la cassa è importante. Non si può mollare nulla nelle mappe di Vex, sappiatelo. È il male.
Avevo sentito che aveva spaccato dei pezzi, mi farebbero comodo. Nulla. Mi servono blocchi da costruzione per adesso. Ok, spacca tutto. Perfetto. Spawner di gas. Via 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 via. Ce la faccio? Ce l'ho più o meno fatta, mi pare. Non è andata esattamente come pensavo, ma ce l'ho fatta. Cosa ci offre invece questa cassa qui? Ah, ecco, il monumento è laggiù. Perfetto. No. Spaccati, spaccati. Ok. Ci occupiamo però prima di quello spawner là. Non voglio altri ghast su questo punto. Che se non sbaglio è un'isola bloccata da tutto. No, aspetta. Ah, ok. Netherrack. Devo sbrigarmi, che sennò questo affare spawnerà altri 1000 ghast. Dai, dai, dai. Perfetto. Direi che come primo obiettivo ci si... Quello trova piacere nel suo bagno col fuoco. Ah, cibo. Avevo trovato le pagnotte. Ok. Aia. Ossa. Che semmai troveremo dei sapling. Ah, sappiatelo, io sono arrivato ben poco avanti. Assolutamente conosco una zona in tutto e non ho trovato del legno che non sia quella casa. Quindi adesso ne approfitto e direi che provo a spaccare dell'altro. Non mi ricordo più cosa c'era in cima. Tenterò di distruggere tutta quella TNT e speriamo bene. Vex è un essere malvagio e ci gode a far soffrire atrocemente i tizi che giocano le sue mappe. Sono mostruosamente difficili. Ecco qui la TNT. Cosa c'è qui? Oh. Non capisco il motivo di queste costruzioni. Sono mostruosamente difficili e tutte le risorse che trovate, primarie o no, sono importanti. Allora, se io spacco questo affare qui, blocco quella lava e non dovrebbe prendere fuoco nulla. Forse riesco... Signori, forse dopo... Sto spaccando la TNT con un accendino. Forse dopo 50 milioni di volte ho trovato il modo di non far esplodere questa casa. Francamente me la vorrei tenere. È una costruzione carina. Sicuramente non era fatta per abitarci, dato che c'erano 46 modi di farla esplodere. E sarà il mio legno di base per un bel pezzo. Sono stupito che questa non sia TNT innescata, cosa che effettivamente avrei dovuto contare prima di cominciare a spaccarla. Sì, perché Vex usa una particolare TNT glitchata in alcuni punti. È impossibile disinnescarla in quanto... Ok. Ho appena liberato qui. Perfetto. TNT. Ok. È impossibile disinnescarla in quanto ha un valore fatto a un valore tipo la lana, che è un unico blocco, ma ha un valore aggiunto che vi fa vedere il colore. E allo stesso modo si può dare alla TNT. C'è un particolare tipo di TNT con un particolare valore che quando gli date un colpetto esplode automaticamente, che è quella che c'era un bel po' di tempo fa prima che decidessero che era giusto esplodere. Questo è il monumento,
in cui dovremmo mettere le nostre 16 lane ordinate normalmente dalla più semplice alla più difficile. La nera o la rossa la più difficile? Ok, la nera la più bastarda e la rossa quasi. E i tre blocchi di metallo che dovremo trovare in giro, e sarà anche quello problematico. Cominciamo a poggiare qui la roba, qui torce, fanno sempre piacere nelle mappe di Vex. Allora, accendini li poso tutti, tranne uno che mi porto dietro. La zappa per il momento non mi serve. Crafting table, sono un imbecille, ne lascio una qui. E il letto, mi dispiace molto non aver poggiato il letto. Fatemi solo vedere quanto siamo a registrazione. Ok, no problem. Cibo, blocchi da costruzione, per il momento abbiamo solo questi. Direi di provare ad abbandonare quest'isola del Kaiser. Ok, questo non serve, questo non serve. La TNT non mi serve al momento e neanche i secchi, credo. Mi porto dietro solo la crafting table. Ah, è giorno, cavolo. Volevo segnare. Ah, sì, giusto. Credo di averlo detto all'inizio leggendo i cartelli, ma in pratica se si muore in questa mappa senza aver dormito in un letto è la fine. In quanto non si respawna in quella casetta, che ritengo molto bella come cosa che siamo riusciti a salvarla. Bensì si spawna in un cubo di bedrock e lava. Con un cartello che mi pare ti sfotta atrocemente per dirti: ah, sei morto qui. Grazie Vex per questa bellissima pensata. Quindi, se qualcosa mi succede adesso e io crepo, la serie finisce istantaneamente. E ho fatto la figura dell'imbecille, infatti non credo che metterò una serie con un solo episodio, voi che ne dite? Ma sì, dai, continuiamo. Sono veramente contento che ho salvato quella casa, vi giuro che in tutti i tentativi che ho fatto mesi fa era sempre esplosa e l'avevo abbandonata nel dubbio. Non sapevo che si poteva semplicemente bloccare. Non so se vedete quel buchino lassù leggermente più illuminato, di lì esce lava fra un po' e distrugge tutto. Vediamo un po' glowstone. Possiamo cominciare a fare il ponte. Ingegner Cane sarà fiero di me. Arriviamo. Ah, giusto. Questa zona, come molti di voi potranno immaginare, non è che ci voglia una laurea in ingegneria staminchionica. È Starting Island. Isola di partenza. Ok. Partiamo verso nuove ed emozionanti avventure. Quello è il palazzo della lana bianca, il più semplice in assoluto da prendere. Il fatto che sia separato dall'isola completamente, circondato da ghast, mi pare ci siano altri spawner e c'è tutta questa roba titanica da girare per raggiungerlo, vi dovrebbe far capire il livello di bontà di Vex. PS, se qualcuno trova bontà in Vex, o è pazzo o mi deve assolutamente mandare una mail per dirmi dove l'ha trovata, gliene compro un po'. Via, cominciamo la roba e mettiamo un attimo questi. Gli accendini servono per il momento, dato che abbiamo poche torce, anzi direi di illuminare un po'. Ma sì, è per adesso, continuiamo. E facciamo queste rotaie, dato che un qualsiasi colpo di qualunque roba, faccio notare che è pieno di ghast, ragni, eccetera. Naturalmente non c'è quasi nulla in questo mondo di buono e bello. Normalmente quando c'è un pezzo di glowstone nelle mappe di Vex c'è una cassa con qualcosa. Spero che ci siano dei semi, qualcosa. Come avete visto non ci sono risorse primarie, cioè non c'è legno, non c'è cobblestone, non c'è nulla con cui farsi del cibo. Normalmente non è un problema il cibo nelle mappe di Vex, nel senso nel momento in cui trovate un seme avete ammazzato talmente tanti scheletri per arrivare a quel seme che potete produrre quantità di pane industriale. Quindi non è quello il problema è trovare quel maledetto seme. Ok, andiamo avanti. Ah, ecco, ci sono anche spawner là sotto. Oltre a quelli di ghast. Vex, ti odio.
Per prima cosa abbandoniamo l'isola principale in cui dovremo tornare 10.000 volte, dato che per vincere bisogna mettere tutte le lane là. Ok. Blocco, 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 blocco. Rotaia, ancora qualche blocco e poi curvo. Anzi, no, ancora qualche blocco e poi me ne vado. Vedremo cosa c'è quel cartello. Non mi ricordo manco più i nomi delle aree. A parte dolore, morte, distruzione, banana rasenga. Avrei giurato che prima o poi da lì cadeva lava. Spero di essermelo sognato. Se me lo sono sognato, benissimo. Silverfish, devo fare attenzione che non mi spawnino addosso. Comincio ad avere qualche stringa. Se trovo dell'acqua, canna da pesca. Sì, signori, qui bisogna sopravvivere con qualunque mezzo. Naturalmente, se farò delle sessioni di pesca, dato che non mi potrò sicuramente permettere. Addio piccone di pietra, spero di trovare un tuo sostituto presto. Dato che non mi posso decisamente permettere la farm che ho fatto vedere nell'let's play, mi toccherà pescare per delle ore. Quei pezzi li taglierò. Nel punto in cui volevo arrivare, ci sono gli scheletri e i ragni. Calasse almeno la notte, almeno vado a dormire. Ok. E via verso nuove ed emozionanti avventure. Sì, qui lu. Aia. Ora avete capito il senso delle rotaie. Credo che andrò a vedere che cosa cavolo. Ecco lì la lava che scende. Se ho messo bene, vado a controllare, non dovrebbe prendere fuoco nulla. Già che ci sono, controllo. Tanto per il momento, finché ci sono quegli scheletri, non posso andare. Silverfish, credo ce ne siano 4 milioni ormai. Sì, la lava dà fuoco solo in una certa. Ok, dà fuoco solo in una certa zona e non ci sono blocchi infiammabili. Steccati non bruciano, giusto? No, aspetta, questo blocco è infiammabile. Io lascio così se prende fuoco tutto. Mi dispiace, ma amen. Ok. Lì è pieno di secchi. Ci sono ancora i. Aia. Gli scheletri. Ah, è vero, c'erano i ragnetti, cacchio. Oh, signori, ragnetti. Mai dimenticarsi dei ragnetti, loro non si dimenticheranno di te. Aia, 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 aia. Allora, lì ci sono ragni e creeper. Che io ucciderò col mio fido arco fatto in banagno. No, aspetta. No, niente, speravo di avere abbastanza filo di ragno per farmi un arco e avere un paio di frecce per lo scheletro ucciso prima, ma non ho né l'uno né l'altro. Sta calando la sera, io aspetto, sto solo aspettando la sera in modo tale da andare a dormire e avere il salvataggio. Là c'è terra. Sì, credo che la cosa più inutile per il momento sia la Netherrack, che ringrazierò all'infinito Vex per aver fatto una roba unicamente di Netherrack, materiale più inutile dell'universo. Ma d'altronde l'ha fatto apposta. Io come arrivo da voi? Cos'era sto rumore? Ok, serve altra roba e già che ci sono, dormo nel letto. Cosa fondamentale, dormo nel letto. Aspetta, ma lì c'è ancora l'esperienza dei ragnetti. Non è che per caso mi è andato un arco? Cioè, non un arco, il filo di ragno con cui fare l'arco? No, niente.
E per il momento penso sia meglio evitare quei posti. Andiamo a dormire, evitiamo la notte. Qui, essendoci glowstone, non ci dovrebbero essere mostri. You can only sleep at night 3 volte. Ok. Aia. Qualcosa l'ha preso fuoco. Credo sia la fine per la mia riserva di legno. C'è qualcosa che posso fare per salvarla? Ah, ormai credo sia tardi. Questo affare fra poco farà un botto. È bellissimo. Che però preferisco guardare da lontano. Voi che ne dite? Qui sta correndo tutto. Io me ne vado. Ok. Ok, perfetto. Sono despawnati i creeper, i ragni, i barbapapà. E quindi noi adesso possiamo raggiungere. Com'è che si chiama sto posto? C'è un piccone là sotto? No, un Enderman. Come ho fatto a confondere un piccone con un Enderman con un piccone? Che bella la casetta che già mi stavo facendo dei programmi mentre prende fuoco. Perché non mi insegue? E poi sparì. Vabbè, dai, ho preso un bel po' di legno. Forse avrei dovuto prenderne di più, ma accontentiamoci. Siamo quindi giunti a Ribbons of Pain. No, Ribbon o Ribbons? Ribbons of Pain. Ovvero fiocchi di dolore, serviti caldi a colazione con un po' di latte. No, non è quel tipo di fiocchi, ovviamente. Ok, tac tac. Tac tac. E direi che con la nostra fuga dall'isola possiamo concludere l'episodio. Qui rimarrà così e amen. Illumino perché per non avere quanta lava sta cadendo. Vabbè, signori, voglio farvi vedere voglio farvi vedere la lava che c'è sotto. Però a quanto pare Vex non vuole. No, non la lava, la TNT. Sta colando molto più del previsto. A quanto pare i miei lavori per arginare la lava non hanno funzionato molto. Cos'altro posso fare? Qui non c'è neanche. Provo a illuminare un po' l'isola centrale. Silverfish ovunque, naturalmente. Cioè, non serve neanche che ci sia il fuoco o la lava, ci penso io. Morirò così, prima morte da solo. Tutta la mia riserva di legno che se ne va. Spero di trovarne dell'altro prima o poi. Ciao, Creeperozzo! Che diventi automaticamente Netherrack. Beh, direi di concludere qui, riprenderò quando sto affare esploderà. A più tardi!